Ministro, signor Presidente, signore e signori, innanzitutto grazie dell'onore che ci fate, sappiamo che non è una cosa usuale, noi in più siamo anche un soggetto vigilato e quindi lo consideriamo un doppio onore, perché è in un certo senso anche un'attestazione di una storia ormai più che ventennale. Come abbiamo avuto occasione di dirci, attendevamo all'apertura della Borsa di Londra, siamo stati la prima società italiana ad avere l'onore dal London Stock Exchange di partecipare al Ring the Bell, una piccola diretta più delle grandi Fiat, un'azienda leader qui a Torino, e quindi e poi l'Ecofin ha fatto sì che i suoi impegni istituzionali non gli consentissero di partecipare. Le strade si incontrano sempre quando devono incontrarsi, quindi è davvero un piacere e un onore poter essere qua, potervi ospitare, potervi anche ringraziare per un lavoro che, come sempre si dice, fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce, e voi state facendo pian piano rigermogliare l'erba, e ci auguriamo vivamente che possiate continuare in futuro in quest'opera, anche se sappiamo benissimo le condizioni e sono difficili. Ci permettiamo di farvi, quindi partendo proprio da quel momento di Londra del 2015, di riavvolgere un attimo il filo e partire da là. Abbiamo parlato di due brevissimi filmati, uno una presentazione in diretta in inglese e poi molto molto breve, e un'altra una ritorno di quella cosa di Londra che avevamo fatto anche qui, e poi abbiamo due slide per indicare quello che forse è la nostra iniziativa che ci sta più a cuore dal punto di vista della formazione, diciamo, che poi il signor Mario conosce, sarebbe l'università del training. Per cui adesso comincerei a fare la nostra presentazione. Poi vorremmo concludere questa brevissima presentazione con due illustrazioni sull'università del trading, che sono attualmente arrivate alla 7ª edizione. Erano nate, ecco sì, questa è la prima barra, ci fa vedere la dimensione. Nel 2010 siamo riusciti a mettere insieme, era un'organizzazione nazionale a cui hanno partecipato 44 squadre di università italiane, quindi con 181 studenti. Poi già il secondo anno l'abbiamo espanso ad altre nazioni e siamo arrivati ad avere 5 nazioni partecipanti con 380 studenti e 92 squadre. Poi vedete il progresso. E abbiamo ripreso quest'anno dopo una pausa di quasi un anno con una formula nuova e siamo arrivati al record di 933 studenti di tutta Europa con 11 nazioni. È interessante, se giriamo vediamo chi è che ha partecipato. Allora, quelle gialle sono le nazioni che almeno una volta hanno iscritto una squadra, anche evidentemente Italia, Germania, Francia ne hanno avute parecchi di più, e questi sono i vincitori delle varie edizioni. La prima è Roma, quando c'era solo l'Italia, poi Genova, poi sono entrati due volte Augsburg e Monaco Gian Tedeschi, e poi Milano, e l'ultima è stata Praga. È una manifestazione che ci rende molto orgogliosi, perché abbiamo trovato un ottimo riscontro e molto interesse nell'ambianza accademica, perché è completamente, non è pensato assolutamente come un'iniziativa di marketing per cercare clienti, fornisce semplicemente delle esperienze, della possibilità a chi ha delle idee magari teoriche ma molto vaghe di cosa sono i mercati finanziari, di mettersi alla prova, e normalmente devo dire i risultati insegnano che è molto difficile riuscire a guadagnare, anche se poi capita che qualcuno fa delle performance straordinarie, però normalmente le squadre di studenti con tutti gli esperti, i corsi, la gran parte sono di economia, quelli che partecipano, fanno risultati simili a quelli dei normali investitori, che cioè normalmente perdono.
era stato un po' un problema per noi, perché rischiavamo di perdere 150, siccome le perdite sono a carico di Directa, se no non sarebbe possibile chiedere a una squadra di studenti di operare, e gli utili rimangono a chi si è guadagnati. Abbiamo fatto adesso una modifica, però continuiamo di svilupparla anche nel futuro, anche se rimarrà europea. Devo dire che alcuni nostri esponenti sono andati a Chicago e hanno presentato questo concetto, e gli americani erano piuttosto invidiosi, perché dice che da loro cose del genere non ci sono. Perché questo è un denaro reale, che è totalmente diverso dal farlo con dei virtuali. Questo è più o meno la, diciamo, quello. Poi avremo tante cose da dire. Devo dire che abbiamo scoperto di recente, perché all'inizio no, che può darsi che noi siamo stati il primo broker online nel mondo che a permettere a un privato di mandare un ordine da un PC a casa sua fino a un mercato. Questo non è tanto un nostro merito più specifico, quanto il fatto è che gli americani, che erano molto più avanti di noi per le tecnologie e le reti, in realtà nel 96, quando noi eravamo già pronti, non avevano, tranne un piccolo caso, un mercato meccanizzato, erano ancora le grida, il NYSE particolarmente. E quindi invece il mercato, la borsa di Milano, seguendo l'esempio di Londra, ma poco dopo, era completamente meccanizzato, per cui noi potevamo mandare l'ordine dal PC al nostro computer alla borsa di Milano. E ha cominciato in quegli anni anche la Germania, ma il primo che è stato Consor spiegava gli ordini via fax, quindi devo dire che li abbiamo battuti subito. Ecco, questo è più o meno quello, a meno che ci siano delle domande. Non lo so. Io mi permetterei di chiederle, anche sulla base della sua esperienza nei mercati, se ci vuole dire due parole di saluto. Grazie, buonasera a tutti. Grazie per l'invito, mi scuso ancora per non essere venuto due anni fa, ma Ecofin se bene. Ci sono molte ragioni per cui il vostro lavoro è importante, ma ne vorrei sottolineare due. La prima è che Directa è un pioniere in quello che oggi potremmo definire fintech, in senso lato. Ed è un pioniere italiano. Allora, questo è estremamente importante ed è una cosa che credo sia, ed è una cosa che, come credo sia noto a molti, ha fatto parte dell'esperienza di governo degli ultimi 4 anni. Per noi abbiamo al Ministero dell'Economia, ma in collaborazione con altri ministeri, il Ministero dello Sviluppo Economico, la Presidenza del Consiglio, anche il Ministero dell'Istruzione, sviluppato quello che noi chiamiamo finanza per la crescita, e cioè un progetto composto da varie iniziative con l'obiettivo di offrire al sistema economico italiano strumenti aggiuntivi che dal punto di vista finanziario erano stati sviluppati in altri paesi e da noi invece molto meno. Finanza per la crescita ha dato vita a molte iniziative, si è tradotto anche in misure che sono state poi introdotte nelle leggi di bilancio, ma soprattutto dal mio punto di vista, cioè dal punto di vista del Ministero, ci ha permesso di capire come la tecnologia potesse essere molto utile banalmente allo sviluppo del Paese, che è poi il compito, credo, del Governo, sicuramente il compito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi la prima ragione per cui mi fa molto piacere essere qui è per ringraziare la vostra attività di pionieri, perché di questo si sta parlando, in un paese che a volte viene considerato essere indietro nel gruppo, e invece in realtà è avanti. Ci sono eccellenze, questo me ne rendo conto, in queste mie visite a Torino ne ho trovate moltissime di eccellenze. Qui c'è un'eccellenza specifica di cui noi dobbiamo andare fieri. Quindi vi ringrazio per il vostro lavoro, vi incoraggio ad andare avanti e dal punto di vista dell'attività di governo auspico che ci possa essere una collaborazione in futuro, ma staremo a vedere. La seconda ragione per cui
mi fa piacere essere qui, è quella a cui avete dedicato gli ultimi, le ultime inquadrature di questo, di questo, di questi, di questi filmati, che vanno sotto il nome, Mauro e io stavamo commentando, di educazione finanziaria. L'educazione finanziaria è qualcosa in cui l'Italia è veramente stata a lungo tempo molto indietro, e il fatto di poter offrire a dei giovani studenti dell'università una occasione pratica, compresi i soldi, che sono una cosa importante, di applicazione di cosa vuol dire lavorare in un mercato finanziario, è un'esperienza assolutamente straordinaria, che serve a quei giovani ma serve anche al paese. Come credo si sappia, noi soltanto di recente, grazie anche alla grande spinta del Presidente Marino, abbiamo introdotto il concetto di educazione finanziaria e abbiamo cominciato a lavorare in quella direzione. Ci vuole molto di più, bisogna, come in tante altre cose, fare ulteriori progressi, però questo è estremamente importante. Anche in questo siete stati dei pionieri e quindi vi ringrazio. L'educazione finanziaria e l'educazione, diciamo, nei confronti delle nuove tecnologie, tra cui quelle finanziarie, sono un elemento fondamentale di quello che ci sta davanti. Vorrei concludere dicendo che mai come adesso bisogna guardare avanti. Sì, l'economia, lo dicono i dati molto buoni che l'Istat ha reso pubblici today, oggi in termini di occupazione, in termini di finanza pubblica, in termini di crescita, ci dicono che adesso dobbiamo spingere nella direzione della qualità, dell'applicazione della conoscenza, della formazione del capitale umano, e quindi anche sicuramente in termini finanziari, per mettere sempre più i sistemi finanziari al servizio della crescita del paese. Quindi grazie di nuovo, grazie a questa opportunità.